Si è tenuto ieri a Portici, in provincia di Napoli, uno degli incontri sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare sulla legalizzazione della cannabis. A parlarne il senatore Benedetto Della Vedova, promotore dell'intergruppo parlamentare Cannabis Legale. Non sarà certo una passeggiata, ma noi siamo determinati ad arrivare al voto. Poi i parlamentari si assumeranno la responsabilità di dire no, va bene quello che c'è. Mercato di massa, milioni di italiani che consumano cannabis, un mercato di massa in mano alle mafie, nessun controllo sulle sostanze, nessun contrasto al consumo, dei minorenni e soldi che vanno alle mafie anziché al bilancio pubblico. Noi anche sulla scorta delle esperienze che ormai sono consolidate, per esempio negli Stati Uniti di legalizzazione come quella che vogliamo fare noi, continueremo a proporre le nostre ragioni. Semplicemente dire chi è contro questa legge è a favore dello status quo e lo status quo sono milioni di italiani, statistiche che non faccio io, che consumano cannabis e derivati tutti i giorni, una volta alla settimana, una volta al mese, si tratta di milioni di persone che entrano in contatto con la criminalità che gestisce il mercato, non c'è nessun controllo sulle sostanze che si acquistano, bisogna fidarsi del pusher e pensare che siccome vuole venderti anche la prossima volta non ti vende cose che ti fanno troppo male, i soldi vanno alle mafie, 10.000 operazioni, oltre 10.000 operazioni di polizia tutti gli anni dedicate a contrastare con risultato zero traffico di cannabis, 10.000 operazioni di polizia che potrebbero essere usate per la sicurezza dei cittadini, anziché per inseguire inutilmente un mercato che non solo non viene stroncato, ma che è sempre più florido. Con i narcos in casa, perché sempre più in Campania, in Calabria, in Sicilia, in Puglia, in Sardegna in particolare, si assiste al sequestro di piantagioni di cannabis. Quel sequestro cosa vuol dire? Che le abbiamo tolte tutte? No, più aumentano i sequestri significa che più c'è gente che produce. Quindi la filiera della cannabis è da narcotrafficanti, la producono, la trasformano e la vendono, cosa che non succede per sostanze stupefacenti come la cocaina e l'eroina.